Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: l'opinionista del GF VIP è reduce da un'esperienza agghiacciante. Dopo le minacce, arriva la testimonianza chiave. Negli ultimi giorni sono fuoriuscite indiscrezioni incendiarie dall'aula della quinta sezione penale del Tribunale di Roma. Rumors che hanno coinvolto la showgirl trentina Adriana Volpe. L'ex opinionista e concorrente del GF VIP sta infatti affrontando le fasi salienti della sua controversa separazione dall'ex marito Roberto Parli, a cui è rimasta legata dal 2008 al 2020, e dal quale ha avuto la figlia Giselle, nata nel 2011. Un'amica della conduttrice avrebbe riportato di fronte al giudice una testimonianza di valore fondamentale, che inchioderebbe l'imprenditore svizzero a pesanti responsabilità. L'ex marito di Adriana Volpe avrebbe rivolto pesanti minacce a quest'ultima, sia nel corso della liaison, che durante la permanenza della soubrette nella casa di Cinecittà. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la testimone avrebbe riferito in aula: i rapporti tra loro sono sempre stati molto tranquilli, ma le cose hanno iniziato a cambiare poco prima che lei entrasse nel programma, e sono degenerate quando lei era nella casa. Ed il racconto che segue riserva dei dettagli assolutamente terrificanti. Adriana Volpe e le minacce raggelanti durante il GF VIP. La testimone ed amica di Adriana Volpe ha sempre frequentato con regolarità l'abitazione della showgirl anche durante il suo percorso all'interno del GF VIP, ed ha riferito: era un'occasione per stare tutti insieme e vedere le puntate in cui c'era Adriana. In tali occasioni, Roberto Parli avrebbe rivolto pesanti invettive allo schermo della TV, indirizzando la sua furia verso la celebre moglie. Sei una pu asterisco asterisco Ana. Quando esci ti rovino. La testimone si è inoltre soffermata sul presunto abuso di alcolici. Sono andata almeno una decina di volte a casa loro. C'era sempre vino sulla tavola. A volte lui beveva anche una bottiglia da solo. E capitava che, quando andavamo lì, era già al ticcio. Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. In seguito, sarebbero arrivate anche le minacce. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera, una volta uscita. Io cercavo di calmarlo. La mattina dopo tornava normale, accuse gravissime per l'ex marito di Adriana Volpe. L'amica ha poi rievocato quanto minacciato da Roberto Parli. Ha finito di vivere. Le farò fare una brutta fine. Porto via la bambina. Non gliela faccio più vedere. Il materiale esposto di fronte al giudice sarebbe tuttora disponibile in versione audio grazie ad alcuni vocali di WhatsApp. L'uomo avrebbe persino mostrato atteggiamenti inappropriati nei confronti della piccola Giselle, e l'avrebbe apostrofata più volte. Guarda quella zoo asterisco asterisco ola di tua madre, cosa fa? E ancora, non rompere, vai a dormire. La testimone ha infine riferito che Roberto Parli, in quel periodo, risultava completamente fuori controllo, al punto di non condurre più la figlia a scuola, senza curarsi nemmeno dei compiti scolastici. Dopo il divorzio tra Volpe e Parli, risalente al giugno del 2021, nell'ottobre dello stesso anno l'imprenditore aveva ricevuto un divieto di avvicinamento dal tribunale, ma la battaglia tra i due si preannuncia ancora lunga ed agguerrita. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men.
somebody who has other plans to.